Io il lavoratore lo giudico non in base al colore della pelle, quindi solo un cretino nel 2014 distingue in base alla razza, al colore della pelle. Detto questo, non deve neanche valere il contrario, perché non è possibile che ad esempio la metà della gente in graduatoria per le case popolari, a Milano, ma questo vale per Torino, per Roma, per Napoli o per Brescia, siano cittadini stranieri, perché evidentemente non è giusto discriminare da una parte, ma non è neanche giusto discriminare i cittadini italiani che per mille e uno motivi, siccome lavorano in regola, siccome non fanno sei figli, perché prima di metterli al mondo si fanno il problema di come fanno a mantenerli, vengono purtroppo spesso sopravanzati da altri. Quindi come non è giusto discriminare gli altri, però dare una via preferenziale dal mio punto di vista, questa è la posizione della Lega, per il lavoro, per il bonus bebè, per il pagamento delle bollette della luce agli italiani in difficoltà, è un criterio in cui credo fortemente. È cominciato un percorso che si chiuderà da qui a 3 anni e quindi nessuno di quei 60.000 perderà né un'ora di lavoro né un posto di lavoro. Semmai quello che temono giustamente questi 60.000 frontalieri è la truffa che a livello di Stato italiano stanno cercando di fare per sottrarre i 300 milioni di euro di contributi che hanno versato per metterli nelle casse dell'Inps per coprire altri buchi. Quindi non c'è nessun timore né a Como né a Varese, anzi, noi invidiamo gli svizzeri che difendono il loro mestiere. Bruxelles non prende bene quando la gente vota liberamente. La Svizzera non è nell'Unione Europea, non ha l'euro Sì, ma ha come fatto moneta, accordi così con come l'Unione la Gran Europea Bretagna accettando il libero fa scambio e il libero adesso. movimento. Certo. Non è che se l'Unione Europea mi chiede di suicidarmi, siccome me lo chiede l'Unione Europea, lo faccio. Ci sono delle scelte folli imposte alla nostra economia, alla nostra agricoltura, al nostro artigianato dall'Unione Europea, quindi gli svizzeri fanno bene a ridiscutere delle scelte che fanno loro male. Io la inviterei a fare Sì, un mi esperimento. dica. Se indica ai telespettatori una casella mail, non so, magari ce l'avete già, della vita in diretta, Sì, ce l'abbiamo. o la pagina Facebook per Lo i facciamo al volo telespettatori, subito, guardi. e chiede a tutti i disoccupati e le disoccupate, magari con la laurea che vi stanno guardando a casa, se farebbero qualsiasi tipo di lavoro, perché io sono convinto che ci siano migliaia e migliaia di italiani che giustamente pagati farebbero qualsiasi tipo di lavoro, perché la barzelletta secondo la quale gli italiani non hanno voglia di far fatica, vogliono fare solo i lavori intellettuali, sono palle. Ci sono migliaia di italiani che farebbero gli spazzini, le badanti, caricherebbero le cassette della spesa. Li mandiamo a casa del parlamentare del PD. Poi li mandiamo tutti a casa del parlamentare del PD. Male. Ma io voglio dire, io ho un bimbo di 10 anni. Quando sarà in età di lavoro, potrà scegliere se andare a Londra, a New York, fare E se ci sono le l'Europa, quote, fare la e se le quote lo Svizzera, fare quello che respingono? vuole. L'unica cosa che vorrei lasciargli in eredità come papà è che quando torna a Milano, torni a Milano, perché il meticciamento è bello, se però la comunità che ospita rimane maggioranza. Vai in via Padova, o in via Le Monza, o in stazione centrale a Milano, a dire agli italiani che sono minoranza quanto è bello il meticciamento. Allora, per quel che può contare, non è certo come dire, un sondaggio sociologico, ma insomma sono arrivate 3 risposte che sembrano dare ragione all'appello di Matteo Salvini. Anna Maria Provolo dice, dalla nostra pagina Facebook della Vita in Diretta, dice: cerco lavoro anche come badante, sono italiana. Asia Fulli, cognome non italiano, dice: bravo Matteo Salvini, io non riesco a trovare niente, farei qualsiasi lavoro onesto. Emanuele dice: ha ragione Salvini, sono iscritto all'ufficio provinciale del lavoro da 5 anni e non mi hanno mai chiamato neanche una volta, farei qualsiasi lavoro.